Buongiorno, bentrovati, benvenuti a questo nuovo appuntamento con il Filo Diretto, oggi ultima puntata della settimana, il 27 di gennaio, oggi naturalmente è una giornata particolare dedicata alla memoria, ai tragici fatti, alla persecuzione nazista, all'olocausto, insomma, un momento di riflessione un po' per tutti, per ricordare quanto delle volte gli uomini riescono a diventare cattivi, a diventare un'espressione dell'orrore, voglio dire, qualcosa che a noi tutti sembra imponderabile, a noi tutti sembra impossibile. A pensarci bene, non c'è una logica, si pensa che l'istinto, la voglia di, insomma, di amore, la voglia di essere degli animi normali, non possa lasciare spazio a cotanta crudeltà, tra l'altro condivisa da cotanta gente. È incredibile, ma succede. Allora fanno bene tutti i giornali, i telegiornali, tutti i canali televisivi a ricordarci questo tragico momento anche attraverso dei film. Io ne ho visti un paio ultimamente, devo dire, molto toccanti, film realizzati anche recentemente che riprendono storie naturalmente della metà degli anni 40 e che comunque riescono forse a farci capire molto bene quello che è la tragedia vissuta in quegli anni e anche quello che è l'eroismo di quelle persone che hanno tentato di contrapporsi, non facendo i menefreghisti, ma prendendosi in carico in prima persona, magari la responsabilità di far nascondere qualcuno. Le minoranze etniche sono sempre combattute, ancora oggi in qualche momento soffrono le persecuzioni anche nei paesi, diciamo, che stanno intorno a noi, quei paesi vicini, quei paesi civili, tra virgolette, che noi consideriamo anche dei partner importanti dal punto di vista commerciale, dal punto di vista, che so io, dei rapporti, e che invece andrebbero seriamente ripresi in considerazione e puniti proprio perché mettono in atto delle persecuzioni razziali. Comunque, detto questo, io mi chiamo De De Vinci, vi accompagnerò in questo spazio fino alle 12:27, credo, per cui il telefono a vostra disposizione è 0131 23 10 92 e adesso sentiamo la prima telefonata. Pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno. Oltre ai film, io sono in possesso anche di un libro, Sì. Gli internati militari italiani, diari e lettere dei, dai lager nazisti Sì. di Avagliano Palmieri, dei Naudi, Sì. e parecchie cose che sono di gente che è di qua di Alessandria. Se io l'ho Mi presente, volevo. ripete il titolo del libro perché sento un po' cupo. Allora, gli internati militari Ah, italiani, sì, ok, sì. praticamente diari e lettere dai lager nazisti. Sì. L'autore Avagliano Palmieri. Bene. Certo, ho fatto presente questo perché purtroppo. Uno dei delle lettere che ci sono qua dentro è di mio padre. Ah, Allora ne sono toccato da questo. Allora ho voluto far presente, ok? grazie, Grazie. grazie, grazie a lei. Non mancherò di cercare questo libro. Io posso dirvi un ricordo personale, una cosa, diciamo, naturalmente, in quegli anni c'era mio nonno e io mi ricordo quando andavo in campagna da bambino a trovarlo d'estate. Una delle primissime cose, una delle primissime immagini che ho nella mia mente è che lui avesse due elmetti nazisti, dei nazisti, messi lì per terra, con i quali lui abbeverava i cani, perché diceva che questa era l'unica cosa che potevano servire quegli elmetti lì. Comunque, adesso non voglio prendere parte politica uno o l'altro, però io dico che oggi
le persecuzioni, gli omicidi, tutto ciò che si è fatto da una parte e dall'altra, per un motivo o per l'altro, perché poi ci saranno le foibe, parleremo delle foibe, tutte le persecuzioni che abbiano messo in pratica i nazisti, i comunisti, i russi, che li mettono in atto i musulmani, che lo mettono in atto chiunque, sono cose talmente orribili, ma talmente orribili che non meritano nessuna giustificazione. Il nostro cervello non può giustificarli. Il Signore ha fatto bene a parlarci di un libro, perché in uno di questi film che ho visto recentemente, proprio una delle prime operazioni che è stata fatta quando si è scatenato il fanatismo del nazionalsocialismo, è stato celebrare in piazza tutti insieme, tutti i cittadini, tra l'altro felici e contenti, il fatto di bruciare i libri, no? Perché ovviamente il fanatismo è dato soltanto da chi non è sufficientemente intelligente e colto da poter pensare con la propria mente. Allora si nasconde dietro a degli ordini precisi, a degli slogan. E per evitare che qualcuno pensi poi troppo con la propria mente, la prima cosa da fare è togliergli i libri, perché i libri fanno pensare. Allora ben venga il consiglio del nostro primo telespettatore che ha chiamato. Sentiamo l'altra telefonata. Pronto? Buongiorno, sono Angelo da Michelino. Buongiorno Angelo. Purtroppo quello che lei ha detto e l'altro telespettatore ha detto, sì, prima di me è la verità. Cioè, se noi leggiamo, diventiamo intelligenti, capiamo, chi ci governa non è mica facile, perché dici questi stanno diventando intelligenti, stanno capendo. E se oggi purtroppo il mondo è arrivato a questo punto è perché vorrebbero farci tornare indietro, però secondo me io la seconda guerra mondiale l'ho vista, l'ho vissuta, non vista, l'ho vissuta, sì, perché ero un ragazzino, e quei tempi lì non sono belli neanche da raccontare sui libri. Però purtroppo a quei tempi anche quello, il Giappone per esempio era già in ginocchio, era alla fame. Perché buttare due bombe atomiche e distruggere tanta gente, oltre a farli morire? Angelo, però qui ci stiamo spostando su una cosa. Stiamo dicendo che bisogna leggere molto per anche creare delle proprie opinioni valide. Allora bisogna andare anche a scoprire perché sono successe queste cose, anche le cause scatenanti. Sì. Cioè, voglio dire, anche il Giappone che va a invadere dei territori cinesi, anche il Giappone che va a bombardare Pearl Harbor, sì, anche il Giappone che fa tutto quello che ha fatto in quel periodo, che non era meno fanatico, diciamo, come paese di quello che... Allora, è sempre nell'orrore, è sempre in questa specie di fame del potere. Mi scusi, ma non ci hanno insegnato niente. Oggi come oggi stiamo tornando a quei tempi là. È proprio così, questo bisogna pensare. E allora leggere vuol dire essere intelligente e capire. Quello non vogliono. Buona giornata e buon fine settimana. Grazie a lei. Allora, in effetti, il problema dei grandi sistemi dittatoriali è sempre stato questo, quello di tenere la gente nell'ignoranza. Ancora oggi alle donne in certi paesi arabi è assolutamente proibito leggere, perché noi abbiamo avuto la possibilità di diventare tutti uguali, diciamo, anche davanti alla legge, proprio nel dopoguerra, quando il suffragio universale, se non sbaglio, è stato preso, diciamo, come sistema o comunque accettato, gli uomini e le donne possono votare allo stesso modo, così come negli Stati Uniti ci sono voluti anni e anni di rivoluzione, di combattimenti per far sì che gli uomini o la popolazione di colore o che arrivava da altre parti meritasse tanta dignità e avesse gli stessi diritti degli altri. Noi oggi nel 2017 abbiamo ancora molti di questi problemi in moltissimi paesi.
le persecuzioni delle minoranze, la guerra che c'è stata non troppo tempo fa in Jugoslavia, come si sono fatti fuori tra fratelli, quello che sta succedendo in Turchia piuttosto che in molti altri paesi dove due fazioni di musulmani della stessa razza però si combattono. E si combattono e non si vede la possibilità di vedere la fine di questo massacro e coinvolgono naturalmente poi tutto il resto del mondo. Allora, quello che è incredibile, come diceva Angelo, è che nel 2017 non siamo ancora in grado, pensiamo, abbiamo conquistato la Luna, abbiamo fatto milioni di cose, ma non siamo in grado di avere un pensiero autonomo. Cioè ci nascondiamo dietro a un ordine di partito, dietro a una direttiva del colore della casacca a cui apparteniamo. Pensiamo col nostro cervello. Sentiamo un'altra telefonata. Pronto? Buongiorno. Buongiorno. Stavo ascoltando la sua prolusione. Sì. Ed è interessante. Però vorrei ricordare, sì, che una cosa che aiuta a pensare, sì, è la storia. Certo. Perché la storia insegna, però non bisogna far prevalere solo certi atti di storia o situazioni, perché se si va a raschiare il fondo si capisce perfettamente perché ci sono questo susseguirsi di eventi storici locali e mondiali, e tutto tirato verso il dio denaro, e il potere quando è al vertice ha tendenza a schiacciare il debole. Oggi come oggi tutto ciò che sta succedendo è dietro l'interesse economico, che poi la gente, quando è in condizioni critiche, è logicamente a chi grida più forte va dietro e diventa violento. Ma lei li vede i telegiornali? A parte questo della disgrazia enorme che c'è stata con la valanga, tutti gli altri, se non c'è incidenti, morti, catastrofi, guerre, e perché? Perché fa audience, audience sono soldi. Cioè, innanzitutto, se uno semina vento, raccoglie tempesta, e chi ha i soldi di vento ne semina più che può. È quello che bisogna dire. La storia insegna, però bisogna saperla leggere. Bisogna che qualcuno la spieghi obiettivamente, non solo ciò che fa comodo. Si ricordi chi è che ha firmato per la bomba atomica e la richiesta? Buongiorno. Grazie per la riflessione che condivido in pieno, perché è già tutto scritto. Prendiamo l'ipotesi di uno. Allora, innanzitutto vorrei dire che ha ragione il signore, giornali e telegiornali cavalcano chiaramente le cose più semplici. Anch'io oggi avrei potuto parlare di determinate cose che fanno più notizia, più colore, che fanno più tenerezza. A parte che sarebbe difficile non polemizzare con qualunque cosa si veda, vediamo oggi in prima pagina sui giornali, perché voglio dire, dalla tragedia del terremoto, della Slavina, a quello che sono le vicende politiche, tutto. Però in Italia mancano i programmi di approfondimento da un certo punto di vista. Per fortuna ci sono i canali tematici, ma quelli sono di proprietà dei privati. Oggi forse bisognerebbe fare più canali tematici anche sul digitale, che è gratuito, dedicare proprio dei canali veri e propri all'approfondimento. E quello che diceva il signore, che è già stato tutto visto e oggi sta succedendo la stessa cosa, facciamo il caso della Libia. È ovvio che lì è la questione economica che sta sotto, e ci possono raccontare quello che vogliono, ma se i russi a un certo punto sono intervenuti a prendere sotto tutela un pezzo della Libia, è perché gli americani, con la scusa del combattere l'ISIS, hanno preso sotto tutela un'altra parte di Libia. Oh ragazzi, ma lì c'è il petrolio, c'è da tantissimi anni. Già Mussolini voleva fare l'impero e aveva invaso, prima ancora che scoppiasse la guerra, prima ancora che ci fosse l'alleanza, l'asse con Berlino, eccetera, eccetera, già aveva invaso la Libia, ma mica perché aveva capito, no, che anche lì ci stava una delle fonti di ricchezza principali
per una popolazione. Insomma, la storia si ripete, le questioni dell'interesse sul petrolio sono quelle che hanno scatenato la guerra dall'Iraq a tutto il resto, e quello che succede ancora oggi nei paesi arabi, per cui uno difende una parte, il blocco della Russia difende una parte, gli americani e europei ne difendono un'altra, però in fondo abbiamo tutti due interessi, uno che è quello economico e l'altro è quello delle armi che vengono costruite in Occidente e che sono un business di dimensioni oceaniche. Sentiamo un'altra telefonata, pronto? Sì, buongiorno, sono Romualdo. Buongiorno Romualdo. Allora, io avevo 10 anni quando sono arrivati gli americani in Italia, no? In Italia, a salvarci. Perché c'era i russi che volevano arrivare in Italia e gli americani li hanno anticipati, nel 1942 hanno incominciato a bombardare, poi con l'armistizio sono diventati proprietari dell'Italia. E da quel momento, quando sono arrivati nel 1946, noi rovistavamo nell'immondizia. Loro ci hanno detto, no, non dovete fare quelle cose lì, voi siete di Silvio Pellico, voi avete una cultura diversa dagli altri. Ma il loro interesse erano le basi missilistiche, la Sicilia e l'Italia come basi missilistiche. Da quel momento noi abbiamo cambiato opinione, non volevamo più Mussolini, tanto vero che l'hanno ucciso, eccetera, una cosa, e abbiamo iniziato a lavorare, a seguire quello che ci dicevano loro, quello che ci hanno insegnato loro, e siamo arrivati a questo. Se gli africani non fanno quello che abbiamo fatto noi, rimarranno sempre indietro, perché qui ci sono 70 anni di differenza. Noi abbiamo migliorato, ragazzi, grazie a mio papà, mia mamma, io e tutti gli altri, perché ci siamo dati da fare come ci stiamo dando da fare adesso, no? Ecco, e bisogna rispettare gli americani. Adesso, ad esempio, se il nuovo presidente della Repubblica americano vuole fraternizzare con la Russia, è bello quello, perché siamo protetti. Comunque, la storia si ripete. Ancora una cosa veloce, io ho telefonato perché con la TC siamo in balia delle onde. Due anni fa, hanno deciso di cambiare tutti i termosifoni perché si foravano. Invece non l'hanno cambiati, adesso si forano e noi siamo al freddo. Io sono 15 giorni di più da 13, che sono al freddo nella camera da letto perché si è forato il termosifone e non sono venuti ad ospedale. Telefoni, ti prendono in giro, mandi l'email, li cancellano. Aiutateci, ragazzi. Siamo in balia delle onde, tanto i proprietari come gli inquilini, tutti quanti. E prendono solo soldi. Ti mandano i convogli che devono prenderli in 6 rate, e a me me l'hanno prese tutte a dicembre, perché c'è il conto corrente. Date sulla mano, ragazzi, come avete fatto tempo addietro. Vi saluto, vi faccio gli auguri di buon anno. Grazie. No? Se non ve l'ho ancora fatti, e vi faccio i complimenti per quello che state facendo. Grazie anche lei. Naturalmente. Io devo ringraziare tutti voi che state guardando questo programma e che state partecipando con degli interventi anche di ottimo livello, perché questo non è un quiz, non è un gioco a premi, è un programma dove voi potete esprimere le vostre opinioni, noi facciamo un po' da stimolo. Volevo dire, rispetto ad alcune cose, che è molto difficile avere un quadro della situazione generale complessiva giusto, diciamo, perché per avere l'informazione base per creare questo quadro noi dobbiamo ricorrere a molti mezzi di informazione, dobbiamo riuscire a liberare le nostre menti, a non credere come dei dogmi quello che ci dicono i nostri leader politici, perché io l'altro ieri ho fatto un corso di aggiornamento per giornalisti dove c'erano dei professori, era stato organizzato da una collega giornalista della Stampa, Selma Chiosso,
che ha invitato degli storici, degli avvocati, dei giornalisti che parlavano del terrorismo. Voi direte: cosa c'entra il terrorismo? Bene, il terrorismo è strettamente legato a tutte queste cose. Il terrorismo degli arabi che si fanno la guerra e che vogliono ricattare gli occidentali perché non difendono troppo uno o troppo l'altro. Il terrorismo che veniva scatenato perché gli americani avevano fatto le basi in Italia e naturalmente c'era chi era contro, perché c'erano quelli che stavano dalla parte degli americani ma avevano paura dei comunisti, quindi facevano i loro attentati e le loro cose. Così come a un certo punto, dopo che Craxi si è ribellato e ha mandato i carabinieri intorno alla Sigonella a dire: «Ehi ragazzi americani, siete sempre in Italia, non potete comandare voi», allora ci sono state tutta una serie di reazioni. Però tutto questo, per metterlo insieme, per avere un quadro complessivo della situazione, che ha portato persino al rapimento del nostro uomo più importante del periodo, che era Aldo Moro, e che stava cercando un equilibrio tra queste forze di sinistra e di destra, tra questo mondo di sinistra e di destra, voglio dire, e che è finito con un attentato di cui ancora oggi si parla. Vi raccontavo tutto questo perché io oggi avevo pensato di invitare il senatore Federico Fornaro, perché l'altro ieri in commissione antiterrorismo ha fatto un intervento, perché ancora oggi non si riesce a capire se quelli che hanno sparato a Moro erano tutti schierati da una parte, quindi è stato un fuoco unilaterale, o se sparavano dall'altra parte. Ancora oggi si discute. L'ultima cosa che è venuta fuori è che un carabiniere che eroicamente ha difeso, ha fatto da guardia del corpo a Moro, si è spostato, lo ha coperto col corpo e girandosi ha preso dei colpi che oggi sarebbero la dimostrazione che c'era anche un secondo punto di fuoco. Invece si dice di no. Avrei voluto parlare di tutto questo, ma poi ho pensato, oggi è il giorno della memoria, allora parliamo del fatto delle persecuzioni razziali, persecuzione delle minoranze, che significa persecuzione nei confronti di quelli di colore, di quelli che erano gay, degli zingari, di qualunque etnia non fosse quella, era perseguita. Non è che noi italiani facessimo delle belle figure, perché non eravamo neanche biondi, alti e con gli occhi azzurri, o non tutti perlomeno. Quindi dico, questo tipo di persecuzione forse è più importante ancora di sapere come è andato il terrorismo, ma anche quello è strettamente collegato. Sentiamo un'altra telefonata. Pronto? È caduta la linea. Allora, abbiamo pochi minuti, non so se ce la facciamo in tempo, però sicuramente quello che è stato detto fino ad adesso è che bisogna crearsi un'idea complessiva del gioco. I nazisti hanno subito, una delle primissime cose che aveva fatto Hitler era stato mettere un ministro alla propaganda e alla disinformazione, Goebbels se non sbaglio, e aveva tentato, no, di manipolare quello che era l'informazione totalmente, in modo che non potesse scappare neanche quello che era un primo virus che potesse far crescere la febbre della libertà. Oggi diciamo che le cose sono un po' più difficili, perché oggi c'è internet, e allora internet è un po' più incontrollabile, anche se cercano di farci credere che su internet succedono le peggio cose. In realtà internet è uno strumento fantastico, meraviglioso, tanto è vero che tutti i paesi stanno tentando di investire delle cifre o stanno stanziando delle cifre da investire per promuovere. Persino San Marino ha deciso di, il piccolo San Marino, lo Stato di San Marino, ha deciso di dare wifi libero a tutti, la fibra libera e gratis a tutti i suoi cittadini, perché è un contatto con il mondo che ci garantisce soprattutto una cosa, la libertà. Allora, la libertà deve nascere nelle nostre idee, ed è per questo che oggi il giorno della memoria è importante. Dobbiamo ricordarci di quanta cattiveria gli uomini siano stati in grado di esprimere, ma dobbiamo anche ricordarci di un fatto, che le idee dobbiamo formarcele da sole, quindi anche attraverso un'informazione libera. Grazie per l'attenzione, buon weekend, ci sentiamo la settimana prossima.